piano strategico è uno strumento che noi definiamo volontario. Che significa questo? Che è uno strumento che non è normato da leggi, ma che nasce dalla volontà di un'amministrazione e ancora di più di una comunità di poter definire delle strategie di sviluppo. Mi riaggancio a questo concetto perché evidentemente è importante come all'interno della dotazione degli strumenti che le città si sono dati nel corso di questi ultimi anni, tra i quali esistono anche i grandi eventi e gli eventi come quello per il quale voi state candidando, non c'è ombra di dubbio che l'elemento volontaristico assume un aspetto molto significativo, molto importante. Costruire un grande evento significa in sé, come diceva qualcuno prima di me, avviare un processo culturale, fare cultura, pensare al proprio sviluppo. Però questo io credo che sia importante verificarlo all'interno anche delle esperienze che le città corso degli anni hanno fatto sul tema dei grandi eventi e sulle proprie strategie. Mi riferisco in particolare al fatto che i grandi eventi sono figli, diciamo, del Novecento, delle esposizioni universali, lo sviluppo per esempio di grandi eventi sportivi quali le Olimpiadi, che sono state colte dalle città come occasione per risolvere i propri problemi e rideterminare delle condizioni di sviluppo. Qual è la rilevanza secondo me che c'è tra l'evento e la strategia generale che si può dare? Io credo che le cose significative di pianificazioni strategiche di eventi possono essere individuate in Italia nelle esperienze di due o di tre città, in particolare Genova e Torino. Sia Genova e Torino hanno fatto grandi eventi peraltro cercando, riuscendo a risolvere delle situazioni di declino molto importanti, perché sia da una parte che dall'altra la struttura economica della città avevano dei problemi di deindustrializzazione molto pesanti. Nel caso di Genova, poi sarà interessante oggi pomeriggio sentire anche Giuseppe Filippo l'esperienza diretta che ha fatto. Il percorso tra eventi e strategie è stato molto ampio perché, come ricorderete, le strategie e gli eventi sono stati tanti, dalle Olimpiadi alla Città Europea della Cultura, ma passando attraverso un processo che è un processo molto più ampio, che ha riguardato le fondamenta dell'economia del territorio. Altrettanto più recente è l'esperienza di Torino, che si è conclusa con questo grande evento internazionale che oggi è considerato forse l'evento degli eventi, non è che ci sono tanti eventi che consentono di poter, come si può dire, permettere a una città di conquistare la platea internazionale. Purtroppo, devo dire tra virgolette, noi abbiamo addirittura in questo caso qui la capacità che i nostri media riescono a trasformare anche degli eventi calamitosi in degli eventi virtuosi, no? Esempio di quest'anno per noi è stata il terremoto dell'Aquila, dove addirittura da un evento calamitoso che ha fatto diventare l'Aquila il centro dell'attenzione sicuramente dell'Italia e di parte del mondo, il G8 ha contribuito a farla diventare, come si può dire, ad accendere un faro sull'Aquila. Quindi l'Aquila ha avuto l'opportunità di poter poter ritornare sulla scena, anzi di essere conosciuto sulla scena. Quindi secondo me qual è la cosa importante? Noi abbiamo tanti strumenti, gli eventi sono degli strumenti importanti per le città, altri strumenti molto importanti sono i landmark. Città si sono dotate di landmark artificiali che gli hanno consentito di appunto risolvere dei problemi industriali, penso a Bilbao, l'esempio più eclatante nel mondo di cui si discute tra di noi da tanto tempo è appunto quello di Bilbao, cioè la realizzazione di un'architettura rilevante, eccetera, peraltro onestamente con anche poche capacità di produzione intrinseca, ha fatto sì che Bilbao diventasse effettivamente attraverso questo landmark artificiale una meta addirittura turistica.
Matera è inutile dire qual è il landmark naturale di Matera, insomma, sarebbe un altro. Io credo che però non c'è un dubbio che se questa occasione della candidatura a Città Europea della Cultura per Matera è un'occasione molto importante, non può che non essere vista all'interno di una strategia più ampia. Noi abbiamo cercato di dare un contributo, non c'è ombra, come sa l'ingegnere. Chi ha partecipato un po' alla formazione del piano strategico, chi rimettere in piedi una visione strategica della città. Speriamo che questo possa portare un esito positivo. Io credo che però non è da trascurare la necessità che l'evento singolo sia accompagnato da una visione un po' più ampia, che riguardi quindi lo sviluppo complessivo della città, sempre in quella logica che dicevamo originariamente di condivisione, di crescita dal basso della consapevolezza delle proprie capacità e della valorizzazione delle risorse locali, che costituiscono comunque l'elemento essenziale